Salve popolo di GS Ready e benvenuti da Daniele Antonio Battaglia alla versione sportiva di GS Weekly News, il resoconto delle notizie di sport e spettacolo pubblicate su Global Show durante l'ultima settimana che va dal 14 al 20 ottobre 2019. Cominciamo con il tennis. La settimana scorsa si era chiusa con la clamorosa vittoria di Corey Gauff, 15enne statunitense che ha vinto da lucky loser il torneo di Linz, e poi invece questa settimana si sono giocati a Lussemburgo i tornei femminili con Camila Giorgi che aveva cominciato bene contro Andrea Pektovic dominando il primo set per poi perdere 2-7-1, mentre invece si sono fatti strada ad Anversa e a Mosca Jannik Sinner, che per la prima volta in carriera ha raggiunto una semifinale in un ATP 250, dopo aver battuto Monfils e Tiafoe ha perso da Stan Wawrinka in semifinale, sconfitta che comunque ci sta contro il campione svizzero, mentre invece Andrea Seppi, dopo aver battuto Khachanov, perde in semifinale da un Mannarino che poteva essere oggettivamente più abbordabile del russo battuto nel turno precedente. Passiamo invece al rugby. Era stata rinviata la partita tra Italia e Nuova Zelanda per la Coppa del Mondo e poi è stata subito annullata. Gli azzurri quindi tornano a casa eliminati, il pareggio a tavolino che probabilmente sul campo sarebbe stata una sconfitta per gli italiani, però ecco, resta la beffa di non aver potuto giocare sul campo l'ultimo match disponibile nella Coppa del Mondo. Per quanto riguarda la nazionale italiana, World League, ultime due partite in terra nipponica per l'Italia che batte soffrendo l'Iran per 3-2 e poi perde pesantemente col Brasile 3-0, quindi ormai giochi finiti per l'Italia che non si qualifica alle Final Six che si giocheranno a Chicago. Passiamo invece poi al motociclismo. Nel fine settimana, sempre in Giappone per ora, centro del mondo sportivo e del motorsport, cominciamo con la vittoria di Lorenzo Dalla Porta in Moto3, che con questo trionfo vede avvicinarsi sempre più il titolo di categoria, quindi bravissimo il nostro Lorenzo. Altra vittoria italiana, quella di Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, che con lo Sky Team conquista la sua seconda vittoria di fila. E poi invece nella MotoGP, niente da fare per Valentino Rossi che cade a 4 giri dal termine, nuova vittoria per il fresco campione del mondo Marc Marquez, mentre invece di nuovo bruttissima prestazione per Jorge Lorenzo che ha chiuso in 17esima posizione. Chiudiamo con il calcio. In settimana l'Under 21 di Nicolato ha vinto in Armenia per 1-0 e adesso è salita a 7 punti in classifica, 3 in meno dell'Irlanda che guida il girone ma con una partita in più. E poi è arrivata per la nazionale maggiore la nona vittoria consecutiva di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, 5-0 in casa del Liechtenstein, e eguagliato il record di 9 vittorie consecutive ottenuto addirittura dal grande Vittorio Pozzo. Passiamo al campionato, ma prima di questo la Sampdoria ha annunciato il nuovo tecnico Ranieri, Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di Francesco, e arriviamo al fine settimana, il fine settimana lungo che comincia il venerdì per molti campionati. In Premier League parità tra Manchester United e Liverpool per 1-1. Mentre invece nel campionato italiano partita spettacolare all'Olimpico tra Lazio e Atalanta che si è giocata il sabato, pareggiata per 3-3, mentre è tornata la vittoria all'Inter, ha pareggiato il Milan di Pioli, del suo nuovo tecnico, e ha vinto anche la Juventus. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie A femminile, si è giocato lì il derby d'Italia femminile per la prima volta a Milano e la Juventus ha vinto per 3-0 contro l'Inter. In chiusura vi ricordo che oltre che poterci seguire sui nostri siti gestradio.it e globalshow.net, ci potete anche trovare sui vari social come Facebook, la nostra pagina su Twitter e ovviamente quella più popolata, quella più famosa di Instagram. Quindi da Daniele Antonio Battaglia e la redazione è tutto, un saluto, alla settimana prossima!